Sono stati 20 minuti da incubo per la pianura Ugubina, quelli vissuti poco dopo le 16 di oggi pomeriggio. L'escursione termica, evidentemente fortissima, ha provocato una grandinata record abbattutasi sul territorio che ha letteralmente ricoperto di una coltre di ghiaccio bianca tutta la città e la zona di espansione. Chicchi grandi come noci sono piovuti in modo violentissimo per minuti e minuti Trasformando letteralmente il panorama della città, dipinto come se fosse sopraggiunta un'improvvisa nevicata. In pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi che tracimavano chicchi di grandine enormi, molti vicoli sono diventati impercorribili, sia dentro che a ridosso del centro storico, con un palmo di grandine a terra. Il sistema fognario, in molte zone, ha finito per otturarsi, provocando diversi allagamenti. In alcuni tratti in salita il ghiaccio ha creato difficoltà alle auto ma perfino ai pedoni per transitare ed uscire dai parcheggi e dalle case. E ci è voluto qualche minuto prima che il ghiaccio caduto si sciogliesse, viste anche le temperature rigide di questa giornata. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di Gubbio che, nel frattempo, erano anche impegnati su un incidente stradale a Camporeggiano. Ad un fugace colpo d'occhio, la Coltre Bianca ha impressionato in tantissime le immagini della, della città. Sommersa dalla grandine come fosse un passaggio natalizio Ha fatto ben presto il giro dei social network Tantissimi ogubini hanno postato e commentato le foto degli scorci di Gubbio Proprio come fosse Natale Alcuni flash di Corso Garibaldi, Via dei Consoli, Viale della Rimembranza, Piazza Bosone E un'inedita Piazza Grande col confalone dei Ceri completamente imbiancata Al fascino di queste immagini però ora fanno da contraccolpo drastico Quelle che saranno certamente le conseguenze per le colture della zona Da domani comincerà la conta dei dati Anni su tutta la pianura gubina che stava rifiorendo in questo periodo primaverile. Allarme tra i coltivatori e negli ambienti delle associazioni di categoria dell'agricoltura. Non escluso che nelle prossime ore si verifichino anche gli estremi per chiedere il riconoscimento della calamità naturale.